Dopo tanto tempo torna balneabile il lago di Pescate. In quelle stesse acque dove in questi giorni sono visibili tenere famiglie di cigni a spasso con i propri piccoli, fotografate e riprese da visitatori e turisti, si sono immersi anche i primi bagnanti. E l'amministrazione comunale, per promuovere la zona verde che si affaccia sull'Adda, ha deciso di affiggere in paese manifesti giganti di 6 metri per 3 con le immagini dei primi temerari che si sono tuffati nel lago ancora fresco di questi giorni. Sì, diciamo che da quest'anno anche le acque del bacino di Garlate in località La Punta di Pescate sono tornate balneabili dopo 40 anni, dopo oltre 40 anni, mi ricordo quando ero un giovincello che venivo qua anch'io alla punta a fare il bagno, dopodiché per i problemi di inquinamento non si è più potuto fare. E io ho chiesto già nel 2012 all'ASL di campionare questo tratto di lago, che era quello tradizionalmente in cui i pescatesi venivano a fare il bagno, e dopo il monitoraggio da parte dell'ASL, che adesso è l'ATS Brianza, siamo entrati nel piano di campionamento provinciale. E perché ovviamente per far questo ci vogliono molte procedure, quindi molto tempo, e la notizia è che i primi rilevamenti che ha fatto quest'anno siamo risultati appunto inseriti in questo, ufficialmente inseriti nelle spiagge del lago di Como. Al parco La Punta abbiamo avuto i primi bagnanti che hanno voluto fare il bagno in anteprima, il primo bagno ufficiale. Li ho ripresi e su questo poi faremo un manifesto, un cartellone che sarà fisso come i soliti cartelloni che facciamo sulla salvaguardia dell'identità territoriale, sarà fisso negli impianti pubblicitari del paese. Per noi è una grande soddisfazione, perché significa dopo tanti anni esserci riappropriati del lago. Sono consapevole che il percorso è ancora lungo, perché non basta un campionamento positivo per decretare la balneabilità costante del bacino, però è sicuramente un ottimo punto di partenza. Noi contiamo nel giro di un paio d'anni poi di avere dei risultati costanti. Proprio in merito al lago, alla possibilità di balneazione, vediamo un piccolo cantiere aperto per realizzare cosa? Abbiamo ripristinato un vecchio collegamento che c'era 40 anni fa, che con l'andare del tempo era stato mangiato dal lago. È una scaletta di collegamento in pietra naturale, in modo da poter scendere agevolmente senza pericoli nella spiaggetta sottostante. Quindi questo è un primo intervento che abbiamo fatto di ripristino, a cui però in collaborazione con tutti gli organismi preposti alla tutela del lago ne seguiranno altri, come la realizzazione poi di una spiaggetta.